Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di recensione. Ho diverse cose, niente di troppo, spero. Prendiamo il quadernino tanto carino e iniziamo. Prima di tutto devo iniziare con due campioncini. Sono entrambi della Specchia Sole, inizio da questo. Questo è Vera Attiva, è un sapone delicato, un sapone detergente delicato, all'aloe vera e biologica con estratti probiotici e estratto di malva silvestre, stavo dicendo sintetica, non so perché. Dermatologicamente testato, la linea è la linea viso della Vera Attiva, sì, Vera Attiva. Allora io avevo 5 provette di questo sapone e ho avuto modo di provarlo. Un paio le ho portate quando sono stata in vacanza, una quando andai ad Amsterdam e la seconda quando sono stata a Roma. Se vi interessa della vacanza di Roma, ho fatto anche il cosa c'è nel mio beauty e vi lascio il link sia in sovraimpressione che giù nell'info box. Se vi volete fare, volete rimanere in mia compagnia un altro pochino. Comunque, parliamo del sapone. Mi è piaciuto tantissimo. L'unica cosa che non mi è piaciuta, non si sente più, è l'odore, è molto erbaceo, veramente sembra. Mi ricorda tipo Pino Silvestre, qui bagnoschiuma, li odiavo. Mamma ogni tanto quando eravamo più piccine lo comprava perché a papà piaceva, non l'ho mai sopportato, troppo erbaceo. Questo ha un odore molto forte, molto anche persistente sul viso a volte e lascia anche l'alone in bagno, ma come detergente l'ho trovato ottimo, sia come detergente mattutino, quindi soltanto come depuratore di viso post notte, quindi con quel po' di sebo di eccesso che può lasciare, scusate, mi stavo affogando da sola. Comunque, sia come detergente mattutino mi è piaciuto tantissimo, ma ancora di più come detergente serale. È un detergente che pulisce bene il viso dallo smog e dalle polverine, polvericine che durante la giornata si accumulano sul viso. Mi è piaciuto un po' di meno come detergente, come struccante viso, non è efficacentissimo, dopo comunque io ho dovuto passarci una salvietta struccante. Però non è male. Fa una leggera schiuma, non facile da risciacquare, non è persistente addosso. E cosa dirvi più? Nulla, mi è piaciuto. Altro campioncino, sempre della Specchia Sol Vital Vent Gel per il sollievo di gambe stanche e pesanti con rusco ippocastano, centella, ademelide e giglio bianco, no alcol, no colloranti, non parabeni, non glutine. Allora, avevo anche di questo diversi campioncini. Il campioncino da 5 ml l'avevo messo all'interno di un contenitore e l'avevo messo in frigo perché danno un effetto maggiore questo tipo di crema sulle gambe affaticate. Allora, ha una consistenza proprio di gel, quindi la confezione è di quelle tipo medicinali, non so se riuscite a vedere dal disegnino, quindi col tappino che si preme tipo dentifricio esce sotto. Io che l'avevo messa all'interno di una giarra avevo difficoltà a prenderla, però non è uno di quei gel che cola, quindi si sistemava bene sul dito e poi riuscivo a fare un bel massaggio per riattivare la circolazione dalla caviglia a salire su. Con una piccola quantità riuscivo a fare tutta la gamba dalla caviglia a salire su. Dà una sensazione molto rinfrescante, le gambe dopo si sentono molto leggere, molto non so neanche come spiegarlo, è come se, non so se avete mai provato dopo una lunga giornata a tenere le gambe praticamente sollevatissime e sentite che quando vi rimettete in piedi sono molto leggere, ovviamente perché la circolazione ha fatto il senso inverso e quindi la gamba non è più appesantita da accumuli di linfa all'interno dei vasi sanguigni, eccetera. Non sono un medico, quindi non vi so dire effettivamente qual è il processo, però è quello che io sento addosso. Con questo tipo di crema che io ho messo prevalentemente
la sera, ma anche all'occorrenza durante la giornata, in questi giorni che ha fatto molto caldo. Mi è piaciuta tantissimo, non unge, subito dopo se ci si vuole vestire con un pantalone, non c'è nessun problema, l'ho messo anche con il pantalone bianco, anche questo mi è piaciuto. Ora, oddio, come si chiama? Applicatori in silicone della Yves Rocher. Questi qua sono puliti, altri due li ho messi in funzione, quindi ve ne posso parlare. Sono applicatori per l'ombretto in silicone dal manico molto corto. Io sono abituata a quelli che compro normalmente, che è almeno il doppio ed è più facile manovrarli, ma questo devo tenerlo proprio in punta, in punta, in punta. Il silicone lo preferisco rispetto alla spugnetta per applicare l'ombretto perché prende bene il pigmento, quindi l'ombretto, la polvere, e la deposita in modo preciso senza far crollare il colore sullo zigomo, quindi si riesce sia a pressare che a tirare. Ha una, oddio, come faccio a fare? Ecco qua, si vede, ha una punta, quindi si può anche sfumare la matita o applicare l'ombretto in modo preciso. Io questi li uso praticamente per applicare, mai per sfumare. A volte la matita, ma è raro. Mi sono piaciuti molto, hanno una buona resistenza. Ne ho usati due con due colori differenti, sono ancora in funzione. Io di solito li lavo ogni 2 settimane, però ci uso sempre lo stesso colore quelli che tengo in funzione, diciamo. E si possono lavare e rilavare il silicone, l'ho già lavati almeno un 4 volte, il silicone è ancora perfetto, non si è rovinato. Mi piacciono molto, non so quanto costano perché questi mi sono stati regalati, però li trovo molto buoni. L'unica cosa è che sono di manico corto, di manica stretta. Oddio, dove si apre? Ecco, fatemeli rimettere un attimo a posto. Non so come si sente l'audio perché ho lasciato la finestra aperta. Forse c'è un po' di rumore di sottofondo e mi dispiace. Però fa troppo caldo, non potevo chiudere anche il balcone alle mie spalle aperto. Allora, shampoo della Schutz, quello alla camomilla, nuova formula, shampoo riavvivante, ultra delicato, senza slash, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivati dal petrolio, 100% camomilla bio. Cura dei capelli chiari, naturali, naturale, efficace, sicuro, sicura e delicata grazie all'utilizzo della migliore camomilla. Capelli chiari. Io uso i prodotti della Schulz praticamente da 31 anni. Mi sono sempre piaciuti. Ho usato le vecchie versioni dello shampoo. Questa è la prima volta che uso questa nuova. L'odore è sempre quello della camomilla che rimane, persiste sui capelli almeno per un paio di giorni. Fa una schiumetta non troppo pesante, ma neanche troppo difficile da sciacquare. Di solito faccio due passate di shampoo quando mi lavo i capelli. Ora che sto andando a mare, che li lavo quindi molto più frequentemente, me ne basta anche una. È molto delicato. Se dovessi farlo sempre un solo shampoo, una sola passata di shampoo, probabilmente i miei capelli non risulterebbero così puliti. Lascia i capelli molto morbidi, molto idratati, non mi secca per niente le punte. Io sto andando già a mare e i miei capelli, facendo più shampoo, di solito si iniziano subito a disidratare in punta e sono ancora molto morbidi. Uso anche uno shampoo che, se vi interessa, vi lascio il link della recensione perché quello già l'ho recensito, anzi, ma così, e fra un po' finisce nei prodotti smaltiti. Che, a proposito, l'ho saltato per 2 mesi perché tra una cosa e l'altra me ne sono dimenticata. Ora arriverò a fine luglio con un paccone esagerato. Vabbè, fa niente. Penso neanche solo. Vabbè, non ci pensiamo, non ci voglio pensare. Comunque, questa nuova formula mi piace abbastanza, sì, è molto simile alla vecchia, anche l'odore, che poi è quella che mi piace molto di questi shampoo. Opla. Che dirvi? Li adoro. Punto.
Ora un duo. Sono i prodotti solari che ho usato per una settimana. Praticamente il solare è quasi finito, invece il doposole è ancora a metà. Allora, sono della Programme Solaire Dermotipo Baby Latte Spray Ultra Protettivo all'estratto di plancton SPF UVA 3 più 50 protezione alta, resistente all'acqua e alla sabbia. La sabbia. Allora, come protezione solare è ottima. Sono andata a mare la settimana scorsa, tutta la settimana. Ho fatto anche un'intera giornata, quindi esposizione totale dalla mattina al pomeriggio e non mi sono scottata. Ovviamente è una protezione molto corposa. Ha lo spruzzino come applicatore che rilascia, faccio vedere, questa è la consistenza della crema, è molto corposa. Ora vabbè, ne ho spruzzata una quintalata, però per stenderla bene sul corpo ce ne vuole, bisogna fare un bel massaggio, aspettare che piano piano si assorbi. All'inizio lascia una patina biancastra che ora con queste luci non riesco a farvela vedere, però una volta per poter controllare ho fatto una gamba, poi ho continuato tutto il corpo e poi ho fatto l'altra, avvicinando gamba e gamba, quella già incremata era un po' più bianca rispetto all'altra. Però su una carnagione bianca come la mia tanta differenza non si nota. Questo è l'erogatore, è praticamente un semplice spruzzino e io di solito odio questi spruzzini con questo tipo di crema e di solito smonto e faccio crollare un po' di crema sul palmo della mano. Ora la finirò, l'avevo messa da parte per poter fare la recensione, però la rimetterò in uso e, così per poterla finire. Mi sono trovata molto bene. Ovviamente non l'ho utilizzata sul viso perché è bella pesante. Io ho già un viso che mi si lucida e caccia sebo, specialmente ovviamente in estate. Se ci fate a mettere anche una cosa del genere, è la fine. Questo invece è il doposole, sempre Programme Solaire Dermotipo Baby Latte Spray Doposole Idratante e Calmante all'avena. A differenza dell'altro, ha un buonissimo odore. Il solare non mi ricordo. No, tipico odore di solare. Invece il latte dopo sole è proprio, se si sente l'avena, è molto dolciastro come odore. Come erogatore ha questi qua con la pompettina ed è molto più liquido del fratello. Ora, ovviamente, l'ho fatto uscire tutta la pompata ed è tantissima, molto facile da massaggiare, con quella quantità avrei potuto incremare praticamente tutta la gamba. È molto rinfrescante, mi dato le mani, è molto rinfrescante, non mi sono scottata, però ovviamente dopo una giornata di sole la pelle è molto accaldata. Dopo la doccia mettersi questo doposole è un piacere estremo perché il prodotto è molto fresco, poi ha questo odore dolciastro, io sono una golosona quindi mi piace. Cosa dire? Niente, mi è piaciuto tantissimo l'abbinata, molto probabilmente molto di più il doposole rispetto alla crema solare, ma solo perché è molto pesante e pastosa. Mi piace molto anche tipo posizionata in modo, non so come si può dire, preciso sui nei, io ho dei nei che devo tenere sotto controllo e questo tipo di crema molto forte, messa anche ad uno strato, con uno strato bello abbondante, non fa niente che rimane il macchione bianco, mi è piaciuta sui nei. Comunque il doposole è bellissimo, ha un profumo dolcissimo, rinfresca, che è una bellezza.
e si spalma con piacere, dopo ci si può rivestire tranquillamente, si assorbe in modo rapido. Buono. Ultimo prodotto di cui voglio parlare è il leva smalto della Seta Blu, Nail Polish Remover arricchito con estratto di alga rossa che aiuta a migliorare la resistenza e l'elasticità dell'unghia. Questo dovrebbe contenere silicone acetone, anche se non è molto puzzoloso, però puzza. Io di questa marca qua ho utilizzato diversi tipi di acetone perché cioè, ne hanno questo e un altro in confezione così liquida. L'altro ha una doppia variante in rosa e in blu, ma praticamente il prodotto è lo stesso, e poi c'è questa in trasparente con liquido trasparente con tappo nero. Questa mi è piaciuta di meno rispetto alle altre, che non vi ho mai recensito così facendolo vedere in un video recensione, ma vi ho mostrato il contenuto, il boccettino vuoto, che se vi interessa, vabbè, niente di che, leva lo smalto, comunque se vi interessa vi lascio anche di quello il link in sovraimpressione giù nell'info box. Questo qua probabilmente, no, probabilmente, toglie lo smalto con meno facilità rispetto all'altro, all'altra modalità, all'altro prodotto. Credo che quest'alga rossa effettivamente aiuti un pochettino le unghie. Ora vi faccio vedere le mie unghie in questo momento. In questo momento sono molto lunghe, non so se si nota, io questa lunghezza qua non la riesco mai ad avere, perché mi si sfaldano e non ci riesco proprio. Invece in questo momento le sento molto forti e ben nutrite, anche se sto utilizzando un acetone con un solvente con acetone, quindi probabilmente questa alga rossa fa bene. Però il lavoro che dovrebbe fare, quindi togliere lo smalto in modo veloce perché c'è l'acetone, non me lo fa, quindi nì, preferisco gli altri. Ok, lavoro terminato, le recensioni le ho fatte. Ci vediamo nel prossimo video. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!